del carnevale, sicuramente una causa forte, la rinascita di questo straordinario carnevale. Dopo tanti anni la generazione artificiale finalmente è assistita, abbiamo la rinascita del carnevale castrofilippese, Castrofilippo 2012. L'infermiere, il dottore è qui per far ferire finalmente il carnevale, ostetrica, le suocere. Ossigeno. L'ostetrica, presto, l'ostetrica. Presto, non c'è nessuno che vuole. Finalmente la rinascita del carnevale con il Castrofilippese 2012. Grazie a voi, carnevale! Infermieri, ostetrica e le consuocere. Arrivano le padrine, le madrine, anche il Giacomino sono le padrine. C'è un filo marciato. Arriva anche Don Ciccio per la benedizione finale. Abbiamo Don Ciccio per la benedizione finale. E la rinascita del carnevale Castrofilippese 2012, grazie alla prenota di Castrofilippo. Carnevale 2012 di Castrofilippo, grazie alla Proloco. Naturalmente salutiamo chi ci segue da casa, sono in tanti, Giacomo. Sono in tanti anche perché sono collegati con la nostra Iride Web TV, esatto, e quindi ci stanno vedendo anche da Italia e da fuori Italia. Direi al cameraman di fare una panoramica di questa piazza straordinaria. E voi salutate i nostri concittadini, i vostri amici, sicuramente da qui con un applauso, facciamolo ancora più forte. Ecco qua, il saluto a tutti voi da Castrofilippo e dal carnevale di Castrofilippo. Allora, per chi non lo conoscesse, questa sera mi affiancherà in questa premiazione che si dilungherà almeno, speriamo, per un'oretta. Il tempo è buono. Salvatore Picone, che è giornalista di TV Europa.
Sì, io seguo spesso le vicende di Castro Filippo, anche perché la Prologo in effetti organizza e realizza cose davvero straordinarie, e il carnevale è il fiore all'occhiello di queste attività, quindi un grande applauso alla Prologo, perché veramente ha consentito e consente di dare non solo i colori del carnevale a Castro Filippo, ma anche veramente tante iniziative, quindi veramente bravi e complimenti. Grazie, questo è almeno quello che ci ripaga, è un applauso. Un applauso è al presidente che non c'è, sicuramente ci segue. Al presidente Giovanni Rizzo. Allora, cosa dire? Buonasera, ora facciamo quella ufficiale. Buonasera e benvenuti alla serata conclusiva del Carnevale Castrofilippese, organizzato quest'anno dall'Associazione Turistica Culturale e Sociale Proloco di Castro Filippo. Certo, tante sono state le difficoltà che abbiamo affrontato, ma con il nostro impegno e la nostra caparbietà siamo riusciti a rilanciare il nostro carnevale, perché questo è il nostro carnevale di Castro Filippo e nessuno ce lo toglierà più, speriamo. Un grazie particolare va a tutte le attività commerciali del nostro paese e non, che con il loro contributo sono state determinanti per la riuscita del carnevale, perché caro, senza sordi non c'è quanta messa. Un grazie va ai commissari per la sensibilità dimostrata e fattiva collaborazione per la riuscita di questo evento. Anche perché hanno consentito appunto la realizzazione del carnevale, anche a loro va un nostro applauso sicuramente. Un grazie va ai carabinieri della nostra stazione, forse dell'ordine, certo, per la loro disponibilità nei nostri confronti, e un grazie va ai vigili urbani che hanno aiutato tantissimo per risolvere i vari problemi che abbiamo incontrato per preparare questa festa. Sicuramente un grazie alle forze dell'ordine per in quello generale, che fanno durante tutto l'arco dell'anno, quindi veramente l'impegno quotidiano e dei carabinieri, della polizia municipale, di tanti. Vi posso dire, che ci stufavi di già Inter, che su solo vi dico. Un applauso anche a loro, dai. Un applauso. Allora, adesso entriamo nel vivo delle premiazioni. Intanto voglio dire che dopo le premiazioni ci sarà un assaggio di pizza che viene offerta dalla pizzeria Desperados, quindi appena abbiamo finito con queste premiazioni ci avremo anche questo spuntino. E iniziamo con allora scuola. Intanto incominciamo con le scuole. Le scuole anche le scuole dobbiamo dire hanno fatto tanto. Hanno fatto tantissimo, queste mamme hanno lavorato notte, giorno, sarte, così c'è stato l'opera. Hanno lavorato appunto anche per i costumi. Iniziamo con la consegna degli attestati, perché come dicevamo poco fa ha vinto stasera Castro Filippo, hanno vinto tutti, non c'è la maschera ha più vinto bella Castro né quella Filippo più brutta, e quindi è tutto il carnevale. E quindi la consegna di questi attestati, iniziamo con la classe prima A, i Pinocchio, i costumi di Pinocchio, sì. E premia Mario Messina, che è il tesoriere della Proloco. Allora i ragazzi, sale qui sopra sul sagrato la prima elementare. La prima elementare, se possibile accompagnato dal rappresentante di classe. Ecco i Pinocchi, tutti i Pinocchi. Intanto si prepara la prima elementare, la prima B. Biancaneve e Sette Nani si possono preparare. Mario Messina, il tesoriere della Proloco, dov'è? Da dove sono gli attestati? Andiamo a prendere Pinocchio. Come ti chiami? Ce n'è uno, io ne ho visti tanti. I giochini sono molto belli a nuotare. Ma tu come ti chiami? Matteo. Matteo. E il naso, il naso lungo? Tu non... Dove, dov'è? Mettilo. Mettilo. Facciamo un applauso a questi Pinocchi. È un po' tardi e quindi la consegna. Ne sono rimasti due. Mettiamo il nasino. Tu non, tu non dici bugie. Tu non dici bugie. E allora facciamo la foto ricordo. Mario Messina, che è il tesoriere della Proloco, consegna questo attestato
a queste straordinarie maschere. Bravi. Complimenti. Quindi abbiamo la Fatina e Pinocchio. Dai ragazzi, al prossimo anno, eh. E allora? E andiamo avanti con la prima P. Biancaneve e i sette nani. Biancaneve e i sette nani. Biancaneve e i sette nani. La prima B. Bravi. Dove siamo? Sì, messicani, assi messicani. Ma ci arrivaste un Messico, no? Biancaneve e sette nani. Ecco, qui abbiamo già un nanetto. Uno dei nanetti. Non ce ne sono altri? Va bene. Ecco, consegna. C'è Gioacchino Failla. Ecco, qua ce n'è un altro. Qua c'è un altro nanetto. Ce ne sono altri, aspettiamo. Non ci sono altri nanetti, non ci sono. Gioacchino Failla, il vicepresidente della Proloco, fa questa foto ricordo. E complimenti anche a voi. Complimenti. Gli applausi, non ci stanchiamo stasera. Bravi. Ecco. E adesso andiamo alla seconda A. Ecco, i costumi della gallina dalle uova d'oro. Ah, c'era la Biancaneve, si è persa strada facendo. Il riconoscimento già c'è stato. Complimenti anche a te. Allora, la gallina dalle uova d'oro, giratevi, fatevi vedere, fatevi vedere. E allora consegna Angelo... Gisella Inzalaco. Inzalaco, Angelo Agliata. No, Angelo. Angelo, abbiamo scritto mezz'ora di Angelo Agliata. Ecco qua la foto ricordo e l'applauso vale sempre per tutti, naturalmente. Tutti questi ovetti bellissimi e le gallinelle. Ecco qua, andiamo avanti. Questa è straordinaria, voi che interpretate. Bravissima. Ecco, bellissima qua, questa qua. Maschera, questa coreografia è bellissima. Manca è sempre Alice. Così va a finire, signora, manca sempre il protagonista, ma intanto loro sono protagonisti comunque. Facciamo un applauso anche a loro. Consegna l'attestato Gisella Inzalaco. Gisella Inzalaco, componente sempre della Proloco. Ecco la consegna, la foto ricordo e doppio. E adesso potete scendere, complimenti. Aladino, eccolo qua, eccoli. Aladino, bellissime queste. Gioacchino Failla ancora. Allora, nostro vicepresidente, se ci sono cambiamenti dimmelo. Bellissima questa maschera. Ah, ecco, sono in tanti. Organizzata dalla terza elementare. La terza elementare, ecco i costumi anche questi straordinari. Gioacchino Failla consegna l'attestato di partecipazione, anche loro un applauso meritatissimo, naturalmente. Bellissima questa maschera, bravi. Dov'è Aladino? Dov'è? Bravissimo. C'è Aladino? 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 Chi è Aladino? Sì, è qua. Bravissimo! Il sultano! Chi è il vero sultano? Italiano, caro! Bravissimo! Complimenti! Chi ha fatto i costumi? Ci avete pensato voi la foto? I ragazzi della quarta B si preparano, hanno indossato i costumi della sirenetta. La sirenetta. Ecco la sirenetta. La sirenetta. Dov'è? Tutti i pesciolini. Quanti pesci sono rimasti? Uno solo. Dice il principe. E ah, si sono cambiati perché dovevano ballare, però sono loro. Va bene. E allora consegno il premio io questa volta. Bravi. Giacomo consegna, Giacomo Gracci. Facciamo un applauso anche a lui, va. E andiamo avanti, Giacomo. La quinta B. Consegna l'attestato Gioacchino Failla. Failla, il nostro vicepresidente. Gioacchino. Carnevale in festa. Va bene, domani ve lo diamo. Ragazzi, ve lo diamo domani, va bene comunque. Va bene. Ma la foto la possiamo fare ora. Facciamo la foto ora, perfetto. L'applauso
E concludiamo questo percorso con le animazioni davvero straordinarie. Complimenti. Consegna il premio il nostro vicepresidente Gioacchino Failla. E naturalmente ci prepariamo. Ti aspetto l'anno prossimo. Naturalmente, appunto, ci prepariamo per il prossimo anno. Sarà ancora un carnevale più grande e ancora più bello. Che sia sempre migliore, appunto. Allora, un applauso a tutta l'animazione, a loro naturalmente, e a tutti coloro che con entusiasmo partecipano a questa festa di colori che veramente ha riempito questa strada. Cos'è la tigre? Ah, c'è pure il papà, bravo. Piti Grotto. Ecco, un applauso anche questo attestato a Vincenzo, che sicuramente ricorderà questo primo grande, gli farete vedere poi tutto il film di questa sera. Mattia Teresa, bene, Gresia Arena. Consegniamo l'attestato. Com'è questa mascherina? È Ape Regina. Ape Regina. Ecco, facciamo la foto. Ecco qua la foto. Consegna il premio il tesoriere della Prologo, il tesoriere Mario Messina. L'attestata. Ecco, facciamo un applauso ai bambini, sono il futuro. E Mattia, di buffo mi vestisti. Mattia, di buffo ti vestisti. Dove ti ha messo già di Toy Story, già chi era tutto questo? Carmelo. Consegna l'attestato Gisella Inzalaco, componente del consiglio di amministrazione. Foto ricordo, Toto, a posto. Ecco la foto. Il presidente non c'è, qualcosa la devi dire. Non c'è bisogno di dire. C'è Giovanni Monreale. Giacomo dice parla la folla, quindi l'applauso della folla è il modo giusto e corretto per dire che questo carnevale veramente è riuscito benissimo. Allora facciamolo ancora un applauso, non ci stanchiamo di dire e di evidenziare quanto le cose belle in effetti sono quelle che abbiamo poi sotto i nostri occhi. Il carnevale è così. C'è stato solo un unico vincitore, che è Castro Filippo. Castro Filippo, lo dicevamo poco fa, ha vinto Castro Filippo questa sera.